Ciao ragazzi, allora benvenuti in questo nuovo video. Dunque, si ferma alle semifinali l'avventura della primavera della Juve. Chiedo scusa come sempre della qualità, ma quando sono al lavoro devo un po' arrangiarmi per i video. E dunque, si ferma alle semifinali. La Juve perde con l'Inter. Devo essere sincero, pronosticabile, perché io, nonostante l'Atalanta abbia fatto alla fine un gran girone, io davo per favorite, se vi ricordate, andate a vedere il video del torneo di Viareggio, lo dissi anche lì, che vedevo nettamente favorita l'Inter per fare la tripletta, per modo di dire, anche se poi è uscita dalla Coppa Italia, però io vedevo molto forti sia l'Inter che la Fiorentina, le vedevo più propense per fare certi tipi di vittorie. Devo essere sincero, sono contento di come la Primavera ha interpretato la gara, sono contento di come la Juve abbia giocato a testa alta. Loro erano più forti, giusto così. Alla fine la Juve ha perso semplicemente su un calcio da fermo, nonostante l'Inter fosse nettamente più forte, l'ha dimostrato. Quindi complimenti ai ragazzi, complimenti ad Alcanto che ha fatto una stagione eccezionale. Alla fine sembrava partire malissimo, ma poi la stagione è stata ottima. Sabato mi vedrò probabilmente in replica alla finale della primavera. Se riuscirò a fare un video lo farò volentieri. Chiudo dicendo attenzione a Bruno Fernandes della Juventus, perché questo ragazzo Fernandes è un fenomeno. Io fossi Allegri, un pensierino a tenerlo in prima squadra lo farei. Complimenti all'Inter per il passaggio del turno e complimentissimi ai ragazzi della primavera della Juve che, nonostante le avversità, è una rosa non proprio eccelsa. Se basti vedere anche le riserve dell'Inter, erano tutti giocatori già pronti per la categoria, la Juve, Moracchioli, eccetera, 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 sono giocatori ottimi, Montaperto ottimi, ma non ancora maturi per la categoria. Complimenti dunque alle due squadre, faccio un po' di più all'Inter perché è passata in finale, ma sono orgoglioso di questa Juve. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video del settore giovanile. Questo weekend ci sarà solo la primavera del femminile della Juve, ma poi col weekend prossimo ci saranno una serie di Final Four veramente interessanti. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!